Gli spettacoli del Napoli Teatro Festival Italia continuano in un'alternanza di drammaturgie europee ed argentine, oltre ad elementi legati alla tradizione napoletana. Strano, credevo fosse una noia leggere senza capire. Il premio Nobel per la letteratura, Pretext Attack, è affetto da una rarissima forma di cancro alle cartilagini che gli lascia solo 2 mesi di vita. Una giornalista si reca ad intervistarlo ed i ruoli sembrano invertirsi perché lei riesce a scavare nel passato di Tuck ispirandosi al suo unico racconto lasciato incompiuto, intitolato come il primo romanzo di Amelino Tomb, l'autrice del testo, Igiene dell'assassino. Un dialogo serrato fra i due attori, fortemente caratterizzato da un ottimo Eros Pagni. Dopo l'Otello Iago in barca a vela della scorsa edizione, Antonella Monetti porta sulla spiaggia di Nisi dal Molo Cappellini una rilettura di E festa a mare, tratto dalla Napoli d'Infrac di Raffaele Viviani, uno spettacolo antologico dalle opere di Don Raffaele in versi, prosa e musica. Nella retrospettiva sulla drammaturgia argentina contemporanea, al Teatro di Corte di Palazzo Reale è giunto El tiempo todo entero, atto unico della giovane Romina Paula, un libero adattamento dello Zoo di vetro di Tennessee Williams, con personaggi che hanno mutato personalità ed una differente visione prospettica temporale. La struttura scenica è appena accennata, quasi uno scheletro trasparente, per concentrare l'attenzione sull'uomo, sull'esistenza e sui vuoti che ne fanno parte.